Allora, siamo in collegamento con l'ultimo dei veicolanti di questa settimana della provincia di Brescia. Domani ci sarà poi Dario Spini con il quale chiuderemo questa carrellata di microfono aperto. Allora, siamo in collegamento con Luca Minetti. Buongiorno Luca. Allora, c'è qualche problema di audio, vediamo di risolverlo. Allora Luca, in qualche modo abbiamo parlato di te perché sei tra quegli edicolanti, se non ho capito male, che in qualche modo hanno a che fare con la Bol che sta in provincia di Brescia. Ne abbiamo parlato l'altro giorno con Magni, anche se è la prima volta che tu vieni a questi microfoni. Quindi ecco, Adesso io praticamente sto parlato ascoltando in generale, Minetti, adesso sono possiamo riuscito a quindi collegarmi, è partita approfondire la più da registrazione in vicino pratica, dai. qual è la questione. Tu hai un'edicola da circa 10 anni, se non ho capito male, 10-12 Sì, anni. sono 12 anni, dal 2005. Dal 2005, insomma, ti sei fatto le ossa, questo lo possiamo dire. Vieni da un altro mestiere, hai affrontato la cosa, diciamo, tra mille difficoltà. Infatti poi parleremo anche di SOS Lunedì, questa iniziativa interessante del Sinagi di Brescia. Allora, cerchiamo di capire qual è il tuo contenzioso rispetto alla Bolkestein con il comune di Brescia, a questo punto. Sostanzialmente la mia edicola sorge sotto l'arcata di un portico di interesse storico. Questo ha fatto sì che la sovrintendenza alle belle arti, nonostante l'edicola avesse tanto di regolare licenza edilizia, un bel giorno ha deciso che sotto i portici di interesse storico e sotto nelle situazioni di particolare interesse storico nel centro della città, non dovessero più sorgere chioschi. Per cui ha emanato un provvedimento chiedendo al comune, questo sempre se io la cosa l'ho recepita bene, ma tant'è, mi è stata spiegata così dai dirigenti del comune con i quali ho colloquiato. Sostanzialmente un bel giorno la mia edicola è diventata una di quelle edicole destinate ad essere sostituite. Questa non è una cosa di ieri, probabilmente è una cosa che risale da parecchi anni, di cui si sa da parecchi anni, perché grosso modo intorno al 2008 io ho dovuto fare tanto di progetto per poter ricollocare il mio chiosco fuori dal portico, quindi comunque si era già fatto un tentativo da questo punto di vista. E questo progetto con tanto di architetto ingaggiato, eccetera, ha avuto tanto di stesura, di pagamento di oneri di urbanizzazione e cose di questo tipo, ma non è mai andato a buon fine, perché un bel giorno, proprio in parte a me, a 50, 20 metri da me, è stato deciso che si doveva aprire un parcheggio sotterraneo. E l'apertura di questo parcheggio sotterraneo implicava che là dove devono entrare e uscire le auto, servisse lo spazio di quell'aiuola sulla quale doveva sorgere il mio chiosco. Il risultato è stato che il comune ad un certo punto mi ha avvisato che il progetto non poteva più avere seguito e pertanto mi ha provvisoriamente rinnovato la concessione del suolo pubblico, che peraltro io avevo già. Sotto il portico. Quindi io sono rimasto lì sotto il portico. Perfetto. Da quel momento lì, silenzio assoluto. Finché un bel giorno ho saputo che sempre il comune aveva il disdetto il contratto di affitto di un locale che è proprio dietro di me, ad una drogheria che è aperta qua vicino a me, e a quel punto lì ho preso accordi con il comune perché un domani mi sarebbe piaciuto, nel caso si dovesse spostare il chiosco, andare al coperto e fare il negozio. Per fortuna ho fatto questo, perché quando poi mi è arrivata la comunicazione ufficiale del comune che sostanzialmente diceva che dal luglio del 2017 il mio chiosco non potrà più sorgere qui, io naturalmente facendo rilevare che avevo già fatto una richiesta di questo tipo, ho messo in condizione il comune di valutare questa proposta. Adesso il comune sta valutando tutto il discorso della possibilità di rinnovare gli allacciamenti, aria, energia, acqua e company,
ha consultato la sovrintendenza alle belle arti per avere l'ok per fare questo tipo di discorso. Sembra, la cosa non è ancora ufficiale perché gli accordi per via ufficiale col comune li dovrò prendere in mani al corrente di questo tipo di discorso, ma sembra che si potrà arrivare a questo tipo di discorso. Altrimenti io da luglio del 2017 non avrei potuto neanche ricorrere alla Bolkestein perché per effetto di questa normativa sostanzialmente io era come se fossi un fuorilegge, Certo. quindi non avevo più titolo a un abusivo, è brutto termine, ma sostanzialmente questo è. E quindi questa è la mia situazione. È la prima volta che la rendo pubblica, però credo che non ci siano grossi problemi da questo punto di Sì, vista. in qualche modo ti ha no, assolutamente. In qualche modo ti ha introdotto Magni, insomma, che si è già occupato di questa vicenda, quindi è una vicenda. Mi risulta Sì, Magni strano, mi ha insomma. chiesto della documentazione perché anche lui che ha più contatti frequentemente con il comune sta seguendo la situazione. Io comunque con alcuni funzionari del comune ho già avuto i miei colloqui a livello personale. Stiamo aspettando risposte a livello proprio di uffici pubblici. Ma dopodiché penso che la cosa si possa chiudere. Mi sembra abbastanza Non ci siano problemi. emblematico di questo atteggiamento dei comuni, delle amministrazioni comunali nei confronti delle edicole. C'è il caso di Roma, di cui poi ti esporrò per sommi capi la vicenda. E c'è un atteggiamento davvero poco di cura nei confronti di queste che sono attività commerciali, sono comunque posti di lavoro. Io lo vorrei ricordare Certo. all'amministrazione comunale. A Roma, che cosa è accaduto? Praticamente, a causa dei lavori di rifacimento di una via consolare importante, la Tiburtina, è stata praticamente chiusa un'edicola. Ora, questi lavori, così come da contratto, dovevano terminare entro un breve lasso di tempo. In realtà si sono protratti per 2 anni, 3 anni, anzi, oltre il termine, perché tuttora ancora la proprietaria dell'edicola non ha potuto riaprire, e questo non ha procurato il benché minimo, la benché minima preoccupazione, perché appunto l'edicolante ancora senza edicola non si è trovata un'alternativa. Forse non si è voluta trovare un'alternativa. Risultato, c'è un'attività in meno e dei lavori, e tra l'altro, che sono fermi con grave danno per i cittadini e per la vivibilità del quartiere. Nel caso tuo mi sembra strano perché il comune procede a togliere, per carità, con le sue ragioni, le attività e i chioschi da sotto i portici, poi però non pensa ad una possibile soluzione. Se tu non ti fossi mosso e avessi adocchiato un'attività chiusa che era esattamente alle tue spalle, a questo punto ci sarebbe stato qualche problema in più perché il comune stesso non ti avrebbe proposto. Probabilmente sì, perché se uno ha la possibilità di vedere questa piazza, capisce solo a colpo d'occhio, tieni conto che nella prossimità mia, quindi nel raggio dei 200-300 metri, sia andando verso il centro città che andando verso il sud della città, ci sono altre due edicole, altri due chioschi edicola. E guardandosi intorno in piazza, la possibilità di ricollocare il mio chiosco, in effetti, potrei dire che è nulla. Per Certo. cui io in effetti sono stato rimasto, oltre al fatto che ho dovuto ingaggiare architetto, pagarmelo, eccetera, eccetera, sì, ok, gli oneri di urbanizzazione mi sono stati regolarmente rimborsati, però le spese vive dell'architetto, eccetera, me le sono sostenute e alla fine sono soldi che ho buttato via. Ma quindi questa, diciamo che in tutta la questione è stata una delle cose che mi ha abbastanza infastidito. Però poi devo anche dire che alla fine delle finite, quando è saltato fuori che mi hanno mandato la comunicazione che io entro luglio del 2017 il chiosco doveva sparire, il comune mi ha anche venuto incontro in questo senso, nel senso che mi ha detto, guardi che lei comunque, è guardato con un occhio benevolo da noi, nel senso che lei è sempre una persona che si è comportata correttamente, ha sempre pagato tutto quello che doveva pagare, ha sempre rinnovato tutta la documentazione che doveva rinnovare, quindi comunque
quando è stato censito è sempre stato trovato in regola con, con la sua documentazione, quindi comunque noi non abbiamo niente da dire nei confronti del suo comportamento. Purtroppo le cose si sono evolute in questo modo e tante volte con la... se non si prende in mano con la dovuta volontà di chiudere le cose, le situazioni, poi le situazioni si protraggono nel tempo e quindi siamo arrivati a questo punto. E io, che sono una persona che mi ritengo abbastanza conciliante, da questo punto di vista non è che ho fatto buon viso a cattivo gioco e mi sono messo l'anima in pace, ho detto vabbè, non è che devo star lì a litigare con la gente, quello che interessa a me è trovare una soluzione. Certo. Devo dire che quell'opzione che io ho messo, quella pulce nell'orecchio che io ho messo a loro a tempo dovuto, poi alla fine delle finite è stato un bonus che è stato positivo per me, perché se non ci fosse stato quello, sinceramente ricollocare il mio piosco qua in piazza sarebbe stato difficile. È vero che io avevo in mano